Qui a Piazza Navona, in questa giornata di ricordo, diciamo funerale laico, una cosa che è una terminologia che mi ricorda molto quello che avvenne a Piazza Don Bosco per Piero Welby. E invece qua oggi a Piazza Navona ricordiamo Marco Pannella e incontriamo Franco Giacomelli, un radicale storico, un radicale di Ostia, sempre molto attivo, a prescindere dalle presenze più o meno folte dei radicali in Parlamento, nelle istituzioni e nelle amministrazioni, sempre attivo per il mare libero. Franco, un tuo ricordo che è legato a questa piazza e alle battaglie radicali che tante volte in questa piazza hanno avuto una consacrazione? E dunque, a parte i vari tavoli, raccolta firme nei momenti di battaglie, eccetera, eccetera, ma in particolare ho un ricordo proprio particolare negli anni 83-84, credo, sotto il periodo natalizio, dove Rita Bernardini, vestita da Befana, e Marco Pannella da Babbo Natale. Io sono venuto in questa piazza con mia figlia Giorgia, che aveva 3 anni, 4 anni, e abbiamo passato una bellissima serata insieme appunto a Marco, a Rita, Babbo Natale e la Befana. Questo è un ricordo particolare che mi dà questa piazza, questo luogo. È tutto. Che anno più o meno, di che anno parlavamo? Dovrebbe essere intorno 83-84. Giù di lì, devo dire, perché mia figlia appunto Giorgia è, e sarà una cosa molto che mi ha colpito, ma lascio il segno, perché difficilmente, nessuno fa politica in questa maniera, vestito da Babbo Natale e la Befana, è difficile. Invece Marco e Rita l'hanno fatto, e comunque i messaggi radicali passavano anche in questa maniera. Come non ricordare poi una delle rare apparizioni dei radicali nelle amministrazioni e quindi ricordare appunto, come non ricordare Marco Pannella, presidente di quella che all'epoca si chiamava circoscrizione, 13ª circoscrizione, quella di Ostia. All'epoca c'era un certo fervore politico. Beh, esattamente sì, nei periodi proprio di Tangentopoli, parliamo del 92, dove Marco fu eletto alla 13ª circoscrizione ad Ostia e accettò l'incarico per 100 giorni, i famosi 100 giorni di Pannella, che mi sembra che è l'unico incarico istituzionale che ha avuto, e è stato l'unico che ha usato le ruspe contro l'illegalità. Peccato che i 100 giorni sono volati. Guardate, oggi avremmo proprio Ostia, il mare di Roma, avrebbe proprio bisogno di Pannella con le sue ruspe. Chiudiamo proprio con un ricordo che salga su dagli archivi della memoria. Il tuo primo incontro con Marco Pannella. Il mio primo incontro, dunque, io... sono radicale o vicino ai radicali, parliamo dagli anni 73-74, ma che ho conosciuto proprio da vicino Marco Pannella proprio in quegli anni lì di Ostia. Prima sì, stavo sempre nel mondo radicale io, però appunto quando è venuto a Ostia ha fatto una riunione con noi del posto e voleva che noi gli raccontavamo tutto di Ostia. Dice: io non la conosco, quindi raccontatemi tutto di Ostia. Quindi in quell'occasione che ho conosciuto Marco un po' più da vicino. E un altro episodio così adesso, in quell'occasione, con Alberto Dozzuoli e Anna Maria, la moglie, due personaggi molto conosciuti, facciamo una riunione, io avevo un disturbo di polvere agli occhi e Marco si è interessato, ho risolto con un medico lì al volo, e da lì a distanza di 2-3 mesi Marco in un'altra occasione mi ha domandato: come va l'occhio, tutto bene? Questa mi ha proprio colpito, perché una persona come lui, con tutti i volti, i visi, le persone che tutti i giorni ha a che fare, si è ricordato del mio occhio a distanza di 2-3 mesi.
Io penso che l'Italia senza Marco Pannella è come Roma senza Colosseo, e quindi veramente non ancora devo entrare negli ordini, nell'ordine dell'idea che Pannella non c'è più, perché non so, per me è immortale. Beh sì, insomma, le idee hanno una durata sicuramente maggiore dei corpi, e possiamo dare sicuramente una immortalità a Marco Pannella continuando a far conoscere, a combattere per le sue idee. Grazie a Franco Giacomelli.